Molto importante, non è una cosa così effimera come molti pensano, è anche industria, è anche lavoro, quindi diciamo che la moda è energia e praticamente i giovani mandano questa energia, perché sono quelli che poi alla fine credono nelle cose nuove, ci danno l'input per dalla strada, prendono spunti e li trasportiamo nella strada, quindi è il ragazzo, è il giovane creatore che quindi ti dà questi motivi di, diciamo così, di novità, di interesse, di creatività, di anche di energie nuove che poi alla fine vengono tradotte anche nella parte classica, quindi dico ben vengano. Il problema grosso che c'è stato fino ad oggi, diciamo, è quello di, visto il momento difficile che la situazione purtroppo italiana, ma direi mondiale, è stata abbastanza, come dire, il momento del mercato sottotono, no? E quindi anche tutti noi buyer, magari sbagliando, non so, mia colpa, abbiamo investito poco nei giovani, non siamo stati capaci di, purtroppo, pensando sempre alle cose concrete, più solide, più importanti, che magari non è il momento di dare valore a queste nuove tendenze, anziché magari dare anche un po' di spazio, ci siamo limitati alle cose più, diciamo, di sostanza, quelle che ci hanno fatto sempre lavorare, ai marchi blasonati, ai marchi importanti, è una grande verità. Purtroppo la situazione era talmente difficile, talmente così complicata che magari abbiamo trascurato questo elemento. Invece è un grosso errore, perché oggi credo che se i nostri negozi avessero più esclusività, più unicità, fossero più personali e cercare di dare al cliente finale un messaggio più, diciamo così, individuale, perché il lusso è anche molto esclusività, molto esclusivo, perché se siamo uguali è inutile. Quindi se ogni negozio avesse al cliente, proponesse dei look esclusivi, e quindi perché dico questo? Perché magari oltre al grande brand, oltre al grande firma, che per modo di cielo sono basilari, sono quelli che poi fanno la storia, quelli che poi la gente alla fine è interessata perché pubblicizzati, perché magari hanno anche qualità, sono brand molto importanti. Se oltre questi riuscissimo anche ognuno a scegliere, a captare quelle energie nuove di questi giovani stilisti, che siano del mondo, dico io, perché poi olandesi ho visto a Dutch Fashion dei ragazzi veramente bravi, come li ho visti a Los Angeles, li ho visti a Londra. Quindi il mondo è globale, non è che ci siamo più da volare, più da qua. Magari gli influssi di Los Angeles sono diversi da quelli di Roma o di Milano, è ovvio, lì forse c'è più. Non so, la strada, lo street è più violento, è più deciso, noi siamo più pacati, arriviamo magari dopo. Però investire in queste energie nuove fa la differenza, mixa il prodotto, riusciamo a dare un'immagine più esclusiva e più originale dell'insieme che vogliamo vendere. Quindi per me è sicuramente una valvola di sfogo molto importante per rinnovarsi, per guardare al futuro e per pensare che la nostra situazione, diciamo, sia anche un po' più così di soft, possa essere sicuramente rinnovata, rigenerata, guardando a degli spazi nuovi, a delle energie nuove, a delle creazioni diverse che, mischiate insieme ai classici e ai brand famosi, rendono la scelta più unica, più trasversale. E oggi nell'uomo come nella donna, questo, perché vale nell'uomo, ma particolarmente vale per la donna, è ancora più complessa la cosa.
se mi consente di parafrasare, lei continua a dire energia, 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 quindi l'energia del mercato, l'energia della moda. Questa energia si può tradurre quindi anche in creatività? Bisognerebbe più puntare quindi sulla creatività, o dobbiamo, secondo lei, dobbiamo mantenere gli standard attuali, visto che lei diceva che i mercati sono abbastanza fermi? Cosa crede? Sì, domanda molto intelligente, nel senso, pensate anch'io questa cosa. La moda è creatività, appunto, è fantasia, è ricerca, è unicità. Io dico, è importante invece, e stiamo vedendo questo in questo momento, secondo me, che questa nuova, diciamo così, c'è un nuovo momento, c'è una nuova atmosfera, proprio perché secondo me abbiamo capito tutti quanti che senza creatività, senza fantasia, senza mandare un messaggio nuovo, e stando fermi, piatti, magari perché la crisi, la situazione, quindi ci, no, stiamo calmi perché il momento è difficile. In questo modo non riusciamo, anche se c'è quindi una situazione complicata, è giusto che tutti quanti facciamo degli sforzi per investire in novità, in creatività, in ricerca, dare alla moda un aspetto nuovo, di metterci un po' più di grinta, forse è la formula giusta anche in un momento difficile per ripartire. Bisogna pensare di essere positivi, questo è importante, bisogna guardare al futuro con positività tutti quanti, non essere sempre dire la situazione, la crisi, pensando che è risolvibile. Ovviamente al momento non sono i migliori per quanto riguarda l'Europa, il mondo, l'Italia in particolare, però per me il nostro settore, con più grinta, con più forza, con più appunto energia, come dicevi tu, e più investimento in cose nuove, in giovani, in stile, dico, ecco, non è che questi ragazzi, giovani stilisti, che siano appunto olandesi o siano italiani o americani, non è che devono meravigliare, devono solo innovare, devono solo portare delle cose in modo che dei piccoli cambiamenti o grandi cambiamenti, ma senza voler per forza stordire. Non serve lo stordimento, serve dare un messaggio affinché ci sia voglia di rinnovamento e il cliente finale recepisca questo rinnovamento e dice: no, mi sento vecchio, devo cambiare, devo anch'io rinnovarmi, devo anch'io mandare mi sembra così, non sono più quello, ma senza stravolgere il mondo. Non è che uno che fa una cosa che ti, non so, una roba, butta addosso delle cose assurde. L'eccesso è bandito, però innovare per far cambiare, per cambiare anche il cliente finale, per dargli un messaggio che il mondo sta cambiando, che la moda sta cambiando, e quindi ha voglia anche lui di investire, e l'investimento riparte dalla strada e quindi poi arriva fino a tutti quanti. Però se stiamo, diciamo così, tutti, come dire, un'acqua chieta, un'acqua calma, forse non riusciamo mai a rimanere sempre lì, tutto così. Ecco, come diceva Einstein, mi sembra una sua frase, quella di dire: se tu non pensi, fai sempre le stesse cose, sempre quello che è, ma non ci sarà mai il cambiamento. Quindi se tu fai cose nuove, le cose cambiano. Quindi questo è il messaggio di questo 2015. Bene, la ringrazio Presidente per il suo tempo e questa intervista. Grazie a voi, buona serata. Buonasera.